Benvenuti al quinto episodio di Total War Shogun 2 con il clan Shimazu. Nello scorso episodio abbiamo conquistato due province molto importanti, ma anche molto problematiche. Bungo e Buzen, infatti, erano città a maggioranza cristiana, ma con l'aiuto dei nostri agenti e delle nostre truppe siamo riusciti a tenere a bada i bollenti spiriti e a iniziare una lenta conversione. In questo episodio, però, non ci sarà pace, i nostri nemici proveranno a rubarci quello che abbiamo conquistato con il duro lavoro e saremo chiamati a difendere un castello con le unghie e con i denti. Secondo voi come andrà a finire? Seguitemi, ho qui la risposta. Ciao a tutti, samurai. Bentornati. Allora, Bungo e Buzen adesso sono sotto controllo. Il daimyo stesso si è messo in prima linea e sta migliorando il proprio esercito, perché non possiamo permetterci di saltare sull'altra isola gestendo dei contadinacci, ma è molto meglio gestire dei contadinacci, ma anche dei samurai. Adesso chiudiamo, sorvegliamo Buzen, e poi questo Mezuki nel prossimo turno andrà a spiare che cosa succede dall'altra parte. Iniziamo il nostro episodio come sempre, diamo un'occhiata ai personaggi speciali, agli agenti speciali. Qui abbiamo un monaco che sta cercando di estirpare il cristianesimo da Bungo, e infatti vedete che adesso comunque il malus della religione diversa sta pian piano scendendo. Abbiamo fatto apposta un tempio buddista e un monaco per ovviare al problema. Anche perché poi quando potremo rimettere le imposte sulla provincia, Bungo mi sembra una provincia abbastanza ricca. 1679, per esempio Buzen è un filo di più, ma Hyuga ad esempio 1200, Satsuma 2000, Ozumi 2003 perché ha il mercato migliore. Però insomma esentarla non è proprio il massimo. Passiamo al turno successivo. Quindi aspettiamo che arrivino gli ultimi samurai e recluteremo ancora degli altri samurai con l'arco. In Bungo non abbiamo costruito niente, ma non ci sono i soldi, quindi non è che si possa fare granché. Adesso qui reclutiamo un altro arciere e questo esercito lo possiamo già aggiustare congedando gli Ashigaru con arco, perché avremo dei samurai con arco. Sulla fanteria comunque una prima linea motivata ce l'abbiamo, e adesso lo possiamo vedere meglio perché abbiamo addirittura 5 samurai con Yari, e qui stanno per arrivare altri samurai con la spada. Quindi 5 samurai con la spada, 5 samurai con lo Yari, 3 samurai con l'arco e ci siamo. Prendiamo il Mezuke, lo facciamo uscire, ecco qua, e qui c'è l'esercito degli Yamako che sta marciando contro di noi, che a livello numerico non è il top. Non posso, non posso convertirlo perché c'è dentro il daimyo, però intanto l'abbiamo visto. Voglio controllare se Bungo mi può mollare un'unità, può farlo. Io a questo punto prendo un generale, ma non il figlio erede, prendiamo questo generale. Anche se io vorrei che livello me lo facesse il padre. Va bene, lo lasciamo qui per il momento. Lo lasciamo qui. E intanto diamo l'ordine di reclutamento. No, l'ho già fatto, ok. Vado in diplomazia, provo a vedere se riesco a chiedere a Sagara di entrare in guerra. Benvenuto, nobile fratello. Contro gli Yamako. C'è tanto da discutere per il nostro bene. E comune. Gli dico, in cambio, combiniamo un matrimonio. Inaccettabile? Vabbè, non era un cambio particolarmente allettante. Ah, neanche l'accordo commerciale mi offrono? Cioè, non stiamo neanche commerciando, sono nostri alleati? No. I nostri cittadini sono... Vabbè, ma questi finiscono male, Questi finiscono male, ve lo dico. Chiudiamo il turno, combatteremo come potremo, ma questa gente finisce male. È impressionante vedere le stelle del daimyo nemico. E pazienza, adesso non possiamo più perdere tempo, perché noi abbiamo il nostro daimyo molto scarso. Qui hanno il daimyo in generale, questa fanteria incredibile, ma non hanno spade. Noi abbiamo 3 katane. E abbiamo anche degli arcieri, invece ne abbiamo pochi. Loro hanno molti arcieri, ragazzi. C'è da combattere questa battaglia sul campo.
È un assalto, quindi gli arcieri fanno relativamente poco. Se i nostri samurai con gli arri tengono botta, riusciamo a fare molto bene. Poi saltiamo dall'altra parte della mappa e facciamo un contrattacco. Incrociate le dita. Piove, dicono. Ok. Torre per gli arcieri, la piazziamo. Dove posso piazzarla? Qui. E l'altra dov'è? È qui, ok. Ah no, va bene, posso... Sì, le torre per gli arcieri hanno dentro gli arcieri. Questo è fantastico. Posso mettere... altri arcieri? Allora, da questo lato della mappa non penso che arrivino perché c'è un fiume. C'è una costa. Quindi se arrivano, arrivano da quest'altro lato. E ho già gli arcieri. Allora, iniziamo a piazzare con un po' di attenzione le nostre lance in difesa del territorio. Poi mettiamo le spade dove abbiamo lasciato i buchi, che ho lasciato scientemente o non scientemente per... No, queste rimangono invece a supportare in mezzo, non si sa mai dove, come questi guerrieri. Mentre invece la parte indietro della fortezza, che io penso non verrà attaccata, la do a degli Ashigaru con gli Yari. Gli altri rimangono, come dire, come ultime linee, insieme al generale. Penso che si possa iniziare. Vediamo da che parte arrivano. Arrivano da qua. Arrivano soltanto da nord. D'accordo, a questo punto i nostri samurai con l'arco si piazzano esattamente qui dietro. Aspettate che forse però io li potrei mettere addirittura qui sopra? No. Li mettiamo qui in attesa. E qui abbiamo katana, qui abbiamo Yari. Via. Ah, samurai con Yari, sì. Samurai con Yari, sì. Ashigaru con Yari. Vabbè, si vedrà. Portiamo il generale in una posizione che possa migliorare il morale di questi. E portiamo le riserve dietro. Oh, hanno scelto un bel tempo per attaccare, veramente. Complimenti, complimenti al meteorologo. Se sono tutti qua, io quasi quasi uso guerrieri con katana. Sì, perché ci sono comunque qui, non mi attacca nessuno. Sbagliato, ho premuto il tasto sbagliato, volevo semplicemente vedere la marcia dei samurai contro il castello che abbiamo appena conquistato. Questi sono tutti samurai con gli Yari. E in questa fase sì, ormai si combatte con i samurai. Noi abbiamo la fortuna che abbiamo il fabbro a Satsuma, quindi i nostri sono più corazzati. Quando avremo qualche soldino in più, magari il fabbro lo miglioriamo pure e poi riportiamo l'esercito, perché... Va aggiustato. Velocizzo. E adesso i nostri eroi si devono avvicinare. E se non avessi... Se io non avessi licenziato i due arcieri, adesso avremmo due unità di arcieri in più, ma non l'ho fatto. Colpa mia. Tanto qui volano le frecce. Dove? Qui. Qui perché ce n'erano 150, adesso ce ne sono 148, ma le frecce non fanno niente con questo tempo. Questi poveri disgraziati hanno tutte le frecce. Incitiamo queste unità.
Sono riusciti ad ammazzarci qualcuno però con gli archi, eh. Ai ai ai. Forza! Fatevi sotto. Non so se cercheranno di buttare giù la porta oppure se... Sì, provate a bruciare la porta, non so. Ok, no, i samurai con gli archi, ragazzi, stanno salendo. Si stanno arrampicando un po' ovunque. E dall'altra parte i miei samurai con Yari e con armi migliorate. Ok ragazzi, arrivano. Questi arrivano, samurai contro samurai sulle mura. Botte da orbi. Non so perché alcuni scappano. Ah, perché stanno andando ad aprire la porta. Ah, intelligenti. Molto intelligenti. Posso selezionare la torre? Posso selezionare la torre e ordinare. Le frecce infuocate non funzionano forse per il maltempo. Non lo so. Però adesso io mando altri samurai a difendere. Perché per prendere le mura devono soffrire. Voi indietreggiate. E magari se sono nel raggio proverei ad attaccare il generale nemico, che ovviamente è furbo. Il daimyo nemico se ne sta bello lontano. E niente, allora attacchiamo gli Ashigaru con arco. Comunque siamo partiti in inferiorità e adesso siamo in superiorità. Anche se è chiaro, è chiarissimo che in alcuni casi le mie unità le stanno prendendo. Quindi c'era da andare a dare una mano. Qui le stanno prendendo al centro. È il caso di mandare supporto. Visto che ormai è anche chiaro che non mi attaccheranno dietro, prendiamo altre riserve. Cioè quelli che coprivano queste porte laterali adesso diventano riserve davanti. Aia, 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 aia. Qui qualcosa si sta rompendo. Dov'è il generale? Chiama raccolta. Chiama raccolta. Queste sono spade, no, sono Yari. Ok, buono, buono, buono. La presenza del daimyo, ragazzi, ha un po' aiutato. Ma niente, no, facciamo caricare anche il daimyo qui. Su questo lato, perché non va bene. Se vedo che scende sotto i 15, lo sposto. No, stanno tenendo bene. All'inizio ne sono morti un po' contro le lance, ma adesso sta tenendo bene. Vai, credo che abbia messo in fuga l'unità. Credo che abbia messo in fuga l'unità. E qui stiamo andando bene. Può rientrare. Ragazzi, pericolo scampato. Pericolo scampato. Sembra che la fanteria nemica si sia sfracellata. Adesso rimangono gli archi nemici che continuano a tirare. E i cavalli. E scusa, sì, i cavalli. La domanda è per quanto tempo ancora avranno frecce. Potrebbe essere a lungo, quindi... Scusate, devo fare una pausa per capire che cosa sta succedendo. Io potrei fare uscire le mie spade per attaccare gli Ashigaru con arco. Senza tanti problemi, nel senso... Facciamo uscire i nostri uomini, perché tanto sono lance e spade, e anche degli Yari e Ashigaru si mettono in posizione. Il generale lo tengo per il momento dentro, perché tanto questi non possono fare nulla ai nostri fanti. Possono fare molto danno dalla distanza, cioè molto. Con la pioggia poco, ma se li carichiamo li mettiamo in fuga. Se il generale è tanto stupido da caricare e lo blocchiamo, c'è una probabilità, seppure piccola, che uccidiamo il daimyo nemico.
Guardate qua adesso la grande carica. Arrivano le cariche dei nostri samurai con katana. Shimazu! La sortita finale. E in generale che è scemo. È scemo. Attacca anche lui. Yare Shigaru contro i cavalli, per favore. C'è un po' di casino sulle scale. Gli arcieri devono tirare nel mucchio dove c'è il generale nemico, chi se ne frega. Tiriamo fuori anche il nostro generale adesso. Magari si prende un tratto tipo coraggioso o muore. In entrambi i casi, meglio che tenercelo così, pusillanime com'è. Carica. No, ho sbagliato. Ho dato al mio generale l'ordine di smontare. Il loro generale è morto. Ok. Il generale nemico è morto, questo significa che il daimyo nemico è morto, questo significa che è la fine per loro. Ragazzi, è stata una difesa eroica. Continuo adesso la battaglia nella... ovviamente nella speranza di catturarmi il più possibile, ma è stata una difesa eroica perché questi sono arrivati con un esercito davvero notevole, un generale incredibile, e il nostro daimyo ha vinto alla grande. Quindi adesso aspettate che io termini qui la, come sempre, la raccolta dei prigionieri che poi non sono prigionieri, perché noi non facciamo prigionieri. Ma nessuno fa prigionieri in questo Giappone feudale. E poi ci vediamo in mappa strategica. Vittoria di misura, ma per me è davvero stato qualcosa di eroico. Terminiamo la battaglia, perché questa vittoria di misura mi permette di tenere il controllo di Bulzen. E quindi l'isola adesso è di influenza Shimazu. Godiamoci questi flauti frizzantini. E vediamo un po' cosa succede adesso al clan. Scappa con le pigne nel sacco. C'era da aspettarselo. Allora, il nostro Shimazu Takahisa aumenta di grado, il nostro mitico daimyo. E questo ci voleva, perché adesso come servitore può prendere un sekitori che aumenta la felicità nelle province dove è presente quest'uomo. Ho un compagno di bevute, meno 1 al morale di tutte le unità e meno 5 le probabilità che la gente venga assassinata. Questa è una scemenza. Prendiamo il sekitori, anche se non è un servitore che mi piace molto, e andiamo ad aumentare la difesa. Sì, andiamo ad aumentare la difesa del nostro generale. Sì. Ok, adesso servirà un attimo di tempo per il reclutamento. Abbiamo, secondo me, reclutato, sì, degli arcieri migliori. E adesso arriveranno anche dei nuovi samurai. Posso curioso... Aspettate che qui... Ah, qui c'è una nave che ci blocca il passaggio. Ovviamente ci servirà una flotta se vogliamo a un certo punto... Ok, capisco, inizio a capire. Ci servirà una flotta. Comunque... esentare le tasse probabilmente lo vedremo fra 6 turni, perché adesso un terzo delle persone sono tornate buddiste, ma 2/3 sono ancora cristiani. Qui da Bungo è tutto. Potremmo prendere un porto, e forse è la cosa migliore che posso fare a Bungo, perché mi darà la possibilità di reclutare le navi, e poi con queste navi cercheremo di buttarci dall'altro lato. Dopodiché andiamo in diplomazia e proviamo a vedere. Aspetta. Guardate quante province hanno perso nel giro di un turno. Aki, Bingo, Izu. È rimasto Izumo, Iwami, Nagato e Suo. Questo significa che se questa nave se ne va, io credo che in questo caso non riuscirei a passare dall'altra parte, no. Ma quando queste navi se ne andranno da questo stretto, riusciremo a saltare a Nagato e magari prendere il controllo di un altro paio di province, che sarebbe strepitoso. Ok. Questo lo vediamo nel prossimo episodio, ma sono davvero contento. Allora, andiamo al turno successivo.
sarà l'ultimo di questo episodio. E poi c'è da gestire i nostri, tra virgolette, alleati, capite? Alleati. Kokura è sotto assedio e a Buzen c'è un tifone. Pure. Andiamo bene. Ma allora, questi, se io esco, praticamente riesco a fare una sortita. È inverno, potrei lasciare che questi prendano del danno. Posso arrestare il loro Mezuke, proviamo a vedere. No, è fuggito. Sarà una battaglia bella tosta perché... Porca miseria. Sarà una battaglia tosta se facciamo una sortita adesso. Devo capire che cosa fare, ma lo deciderò probabilmente davvero nel prossimo episodio. Ma per il momento vi ringrazio per essere rimasti con me. La difesa di Buzen continua. È un peccato pensare però che, guardate, cioè questi non vogliono difendere Nagato e suo e tentino di prendere Buzen, che è una cosa ridicola se ci pensate, perché la loro capitale è dall'altra parte ed è probabilmente sotto attacco, e invece che difendere la loro capitale loro provano a riprendere questa fortezza, che in tutta onestà secondo me questo assedio, ecco, dura ancora 3 turni, e in questi 3 turni io potrei fare un'altra cosa: reclutare anche soltanto degli Yari, ma posso farlo, e con il generale Tomokata poi arrivare con altri 450 uomini e cercare di rompere l'assedio. Lo vediamo insieme nel prossimo episodio. Io per ora vi ringrazio, vi chiedo di lasciare un like e un commento e vi do appuntamento alla prossima.